Buonasera a tutti, ben ritrovati. È la seconda puntata di che cosa stiamo parlando. Io sono Miro Cortini. In questa puntata ripasso la parola a Saius per l'elenco delle radio che sono collegate, che io non ricordo. Lo Bene, Miro, ringrazio. ti ringrazio Miro, buonasera a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ben ritrovati con questa seconda puntata di Cosa stiamo parlando? Un programma tutto curato, condotto da Miro Cortini, il nostro grande Miro, che subito darò la parola. Appena facciamo la lista della spesa, un ringraziamento a tutti gli amici Certo. del network di Radio Science e un abbraccio caloroso a tutti gli amici del condominio di Radio Science che ci ascoltano. Allora andiamo in onda, come al solito, con tutte le nostre, come tutte le nostre dirette a reti unificate su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Isso di Modena, Radio Sismondi Libri, sempre da Salgaredo e provincia di Treviso, Modena Nui Radio da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Ovviamente siamo presenti anche sul Radio Science e Radio Science Classic. Per quanto riguarda la Web TV, siamo in onda sui canali di Facebook, i canali della Web TV, Facebook Live Stream, il nostro canale su radioscience.it e questa sera stiamo testando anche il canale su Dailymotion, sperando di aver pronunciato bene il nome. Miro, non voglio rubarti altro tempo, ti rigiro la linea e a risentirci dopo, alla fine della trasmissione. Ti ringrazio molto. Parto subito con la trasmissione e come dicevo la volta precedente, questa trasmissione è un po' costruita anche sull'accadere, sulle cose che accadono e di cui si sa anche da poco, insomma, comunque le commemorazioni di giornate e cose di questo genere. Direi che questa giornata qui è un po' più ristretta rispetto alla precedente ed è basata su due parole. Una è la provocazione, che letteralmente la parola vuol dire provoce-azione, cioè per coinvolgervi voi spettatori radiofonici e poi anche televisivi alle cose che vengono dette. E l'altra è l'inversione, provocazione e inversione, le cose rovesciate. E poi vi dirò appunto di che cosa si sta parlando. Una notizia brevissima e veloce, così fulminea, battuta dalla Diane Kronos un paio d'ore fa, ci dice che è disponibile nelle farmacie da pochi giorni o comunque lo sarà tra pochissimo. Questa novità incredibile che sostituisce la pillola blu, sappiamo di che cosa stiamo parlando, il francobollo dell'amore, che pare che non dia effetti collaterali, si può assumere anche poco prima di fare l'amore per gli uomini con difficoltà erettile. E sappiamo che insomma, questo è un problema, lo dedichiamo alla veneranda età di Saius, che anzi ha pensato di poter di investire in questa operazione per rimpinguare le finanze di Radio Saius e delle collegate Ti che ne hanno ringrazio. bisogno. Ti ringrazio, caro Milo. C'è da dire che questo piccolo francobollo si mette sotto la lingua e quindi Esatto. evita, insomma, è in grado anzi di evitare, insomma, brutte figure sotto le lenzuola a tanti Esattamente, uomini. esattamente. Comunque, grazie per aver Bene, pensato a me. ritorniamo seri. Oggi è la giornata anche mondiale dedicata alla biodiversità, ma è la giornata di oggi, ci sarebbero milioni di cose da dire perché per l'Italia la biodiversità, siamo un paese in eccellenza per quanto riguarda questo, ma il discorso sarebbe molto ampio e
onestamente sono sincero, insomma, non sono riuscito a prepararmi in questo, anche perché non lo sapevo che era oggi. Però c'è anche un altro anniversario che dobbiamo ricordare, importante, e che con poche parole stringate proprio, domani sono i 25 anni della strage di Capaci, che ci ha portato via un giudice assieme a Paolo Borsellino, anch'egli trucidato successivamente. Nella strage di Capaci parliamo di Falcone, che anche Borsellino, che è stato trucidato successivamente, che avrebbe potuto svelare e fermare tanti crimini e criminali mafiosi, che è il vero cancro italiano. Quindi veramente bastano solo 5 secondi per pensarci e non dimenticare mai. Bene, dette queste cose, una delle cose che mi era sfuggita nella precedente trasmissione riguardava un rituale, visto che parliamo di antropologia culturale, di sociologia anche, questi sono i riferimenti a cui ci agganciamo, di un rituale di cui ne parla Marcel Mauss nel suo Economia del Dono. Parla di un rito in queste popolazioni dei nativi americani della costa nord occidentale del Pacifico e degli Stati Uniti, soprattutto la parola è difficilissima, Kwa-Kyutl, e anche la parola di riferimento, cioè il rito, è abbastanza particolare da ricordare ed eventualmente ad andare poi a rivedere, chi vuole, la grande enciclopedia libera ci dà questa possibilità. Si chiama il potluck, era questa cerimonia che questo rito che in quelle popolazioni, pensate, una cosa grandiosa. Tant'è vero che questa cosa qui ha affascinato da sempre studiosi e scrittori, diventando recentemente anche un modello per molti movimenti di carattere sociale, evitava appunto gli scontri di guerra. E funzionava in questo modo, essendo basata sull'economia del dono, venivano in questo rituale, era basata sul fatto che ogni popolazione anche dello stesso ceppo, però con territori diversi, faceva vedere la propria ricchezza, offrendo agli nemici, in questo caso, facendo vedere il proprio potere, la propria ricchezza con beni anche di lusso, per esempio parliamo di salmone e di carne di foca, perché parliamo dell'Oceano Pacifico Nordico, quindi zone dell'Alaska, Nord Dakota, queste zone qua, e in questo modo qui chi più dava più emergeva e acquisiva status sociale. E in questo modo la fazione contrapposta doveva poi dimostrare in un successivo rito, a scadenze ben precise, di essere più potente, più forte, e questo evitava gli scontri di guerra. È una cosa eccezionale. Il potluck è un esempio quindi di economia del dono, in cui gli ospitanti mostrano la loro ricchezza e la loro importanza attraverso anche la distruzione proprio dei loro possessi, spingendo così i partecipanti a contraccambiare quando terranno il loro potluck. Quindi è assolutamente contrario ai sistemi economici mercantilistici. Infatti nel potluck l'essenziale non è conservare e ammassare beni, bensì dilapidarli. Cioè la logica dell'economia di mercato è quindi completamente invertita. E questa è una cosa grandiosa, ha sempre affascinato
studiosi, filosofi anche. A me molto più in piccolo mi viene da ricordare il rito che accade a Napoli, solo a Napoli, città di grande civiltà e di grande altruismo, solo a Napoli esiste il pagato, cioè il caffè che uno lascia pagato al prossimo avventore, che perché non ci sia nessuno che non abbia nemmeno in questo caso un euro o 60 centesimi, perché costa meno il caffè che da noi al nord, che non abbia almeno quegli spiccioli per poter avere un caffè, che è un diritto alla vita, e avere anche una spinta in più per magari affrontare la vita. Una cosa eccezionale che si sappia solamente a Napoli accade. Tutto questo per dire che questa pratica qui è stata resa illegale poi in Canada e negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, principalmente a causa della pressione di missionari, di agenti del governo, che la consideravano un'abitudine più che inutile. Sostenevano che fosse dispendiosa, improduttiva e contraria, soprattutto contraria, al lavoro etico e ai valori della società americane e canadesi. E questo è quanto, questo fa pensare molto. E da qui vi volevo parlare di una cosa che è avvenuta in questi giorni, terminata proprio ieri mi pare, non voglio essere impreciso in questo momento, in questa festa che celebra i 10 anni di questo movimento, che è un movimento utopistico, ma che ha anche delle basi di riferimento, una nicchia di riferimento a cui sono collegate varie persone, soprattutto a Tequito nel centro nord, e questo movimento che è conosciuto è la decrescita felice. Sulla parola felice io avrei da ridire qualcosa, in quanto, essendo a titolo personale un impegno questo della decrescita, cioè di come impegnarsi in questa operazione, è una scelta coraggiosa. Direi che più che una decrescita felice, è una decrescita, come decrescita è difficile da realizzare. È un movimento per ora ristretto, è utopista, ripeto, il cui presidente Maurizio Pallante, che è anche uno studioso che si è occupato di energia per tanto tempo, al Politecnico di Torino, è stato anche un ricercatore del CNR, ha scritto vari libri su questi temi e ho avuto il piacere di conoscerlo in occasione di una manifestazione letteraria in tempi non sospetti, e in tempi non sospetti appunto questa persona, Maurizio Pallante, era consulente ecologico economico di Beppe Grillo, ma ai tempi dei suoi spettacoli satirici, mi raccomando, prima dei 5 Stelle, a cui non partecipa ad alcun titolo. Quindi lui, appena è nato il movimento, lui se n'è distaccato. Però voglio dire, ricordiamo il lavoro di Beppe Grillo, satirico e non solo, insomma, di critica di un certo modo di essere, della politica, dell'economia e quant'altro. E lui è stato per un periodo suo consulente. Direttamente dal loro manifesto, perché non mi sembra il caso di fare una sintesi, mi sembra giusto riportare le loro parole, direttamente dal loro manifesto vi leggo che questo movimento, la decrescita, non è soltanto una critica ragionata e ragionevole all'assurdità di un'economia fondata sulla crescita della produzione di merci, ma si caratterizza come un'alternativa radicale al suo sistema di valori. Nasce certo in ambito economico, lo stesso ambito in cui è stata arbitrariamente caricata di una connotazione positiva la parola crescita, il PIL, questa spada di Damocle, se non cresce il PIL qui i mercati vanno, impazziscono, oddio, vado a ritirare i soldi dalla banca perché qui va a finire male tutto.
Vabbè, quindi questa cosa che è entrata nel nostro quotidiano in maniera molto pesante. Loro propongono una rivoluzione culturale che non accetta la riduzione della qualità alla quantità, ma fa prevalere le valutazioni qualitative sulle misurazioni quantitative. Non ritiene, per esempio, che la crescita della produzione di cibo che si butta, della benzina che si spreca nelle code automobilistiche, del consumo di medicine, comporti una crescita del benessere, introduciamo questa parola benessere, perché fanno crescere il prodotto interno lordo, appunto il PIL, ma li considera segni di malessere, fattori di peggioramento della qualità della vita. Quindi la decrescita, difficile, ripeto, non felice tanto, non è la riduzione quantitativa del prodotto interno lordo, non è la recessione, loro ci tengono tanto a sottolineare, e non si identifica nemmeno con la riduzione volontaria dei consumi per ragioni etiche, con la rinuncia, perché la rinuncia implica una valutazione positiva di ciò a cui si rinuncia. La decrescita è il rifiuto razionale di ciò che non serve. Non vuol dire ne faccia meno perché è giusto così, vuol dire non so cosa farmene e non voglio spendere una parte della mia vita a lavorare per guadagnare il denaro necessario a comprare quel bene, quella cosa. La decrescita non si realizza sostituendo semplicemente il segno più col segno meno davanti all'indicatore che valuta il fare umano in termini quantitativi. La decrescita si propone di ridurre il consumo delle merci che non soddisfano nessun bisogno, per esempio gli sprechi di energie in edifici mal coibentati, ma con il consumo di beni che si possono avere soltanto sotto forma di merci, perché richiedono una tecnologia complessa. Loro non rinnegano la tecnologia, cioè voglio dire, per avere un computer, per poter accedere a una risonanza magnetica è necessario che la tecnologia vada avanti e che ci sia crescita in questo tempo, in questo senso. L'unica cosa che loro a cui tengono è che vorrebbero che questi beni fossero acquistati e prodotti e magari autoprodotti il più localmente possibile. Si propone di ridurre quindi il consumo di merci, delle merci che si possono sostituire con beni autoprodotti ogni qualvolta ciò comporti un miglioramento qualitativo e una riduzione dell'inquinamento, del consumo di risorse e dei rifiuti, dei costi. Il suo obiettivo non è il meno, ma il meno in quando è meglio. In un sistema economico finalizzato al più, anche quando è peggio, la decrescita costituisce l'elemento fondamentale di un cambiamento di paradigma culturale, di un diverso sistema di valori, di una diversa concezione del mondo. È una rivoluzione dolce, finalizzata a sviluppare le innovazioni tecnologiche che diminuiscono appunto il consumo di energia e di risorse, l'inquinamento e le qualità di rifiuti per l'unità di prodotto, a promuovere una politica che valorizzi i beni comuni. Se per ogni unità di prodotto diminuisce il consumo di risorse e di energia, se si riducono i rifiuti e si riutilizzano i materiali contenuti negli oggetti dismessi, in questo modo si riduce la durata del tempo giornaliero che si spende nella produzione di merci, aumenta il tempo che si può dedicare alle relazioni umane, all'autoproduzione di beni, per esempio la produzione del pane in casa, ad esempio, alle attività creative. Il prodotto interno lordo diminuisce sicuramente, ma quello che conta è che il benessere migliora. Questo è il loro manifesto, al quale io parzialmente mi associo e considero un qualcosa sul quale i politici, ma tutti noi potremmo ragionarci per appunto una convivenza civile migliore per tutti quanti. Una cosa che in queste due settimane è accaduta, una notizia che ho sentito in un programma, non ricordo ora quale, è una cosa che è veramente orribile, terrificante più di tante cose terribili che sentiamo tutti i giorni. Una signora tranquillissima che in un mercato rionale, a quale viene chiesto: ma come mai signora non acquista il pesce del Mediterraneo? No,
risponde: che schifo, non lo compro più dopo tutti quei morti nel mar Mediterraneo. Mi è sembrata una cosa veramente veramente terrificante, e che mi ha atterrito, e non so veramente cosa dire di questo. E quindi veramente, ecco, parlavamo di provocazione, ma anche di rovesciamento. Il mondo oggi, che dire del mondo di oggi, è un mondo rovesciato, secondo me. Un esempio su tutti, uno a cui sono arrivato io, è questo: la Bank of China non è tanto distante dalla sede del Partito Comunista Cinese, cioè sappiamo che, fra l'altro, la Bank of China detiene il 40% del debito pubblico degli Stati Uniti, e questo è gravido di conseguenze, con tante connessioni, interferenze, ma comunque, insomma, il massimo oggi del capitalismo rappresentato dalla Bank of China, con il massimo del comunismo, che è l'unico partito vero, partito comunista rimasto al mondo, è quello cinese. Quindi è un sistema impazzito, cioè non possono convivere queste due cose storicamente, e oggi come fanno a convivere? Creano a raggiera con la globalizzazione dei danni inverosimili. Ricordo solo una cosa, una piccola cosa che magari è sfuggita a tanti un po' di tempo fa sui giornali. Si parlò di un acquisto di grandi appezzamenti di terreno fatto dal governo cinese in Ucraina, che notoriamente ha grandi praterie, insomma, grandi spazi, e gli viene chiesto, l'intervistatore vi ha chiesto: come mai questo grande acquisto in Ucraina di terreni? La risposta è molto semplice: noi abbiamo 1.300.000.000 di persone a cui dare da mangiare, abbiamo bisogno di terreni per piantare cereale, riso, dobbiamo dare da mangiare al nostro popolo. Ma sapete quanto l'estensione di questo territorio che hanno acquistato, a che cosa corrisponde proprio in misura geografica e agraria, proprio per i sedici, corrisponde alla circonferenza e all'estensione, insomma, per intenderci, scusate lo scambio di parole, all'estensione del Belgio. Cioè, si sono comprati il Belgio. Andando avanti così, io non lo so, questi si comprano il Belgio, non lo so cosa succederà i prossimi 15 giorni, che cosa ci possono dire. Credo di aver terminato il mio spazio, caro Rosario, certo, mi pare, certo. Almeno dal mio orologio, sì, dimmi, sì, tu, sì. Se mi sono sbagliato. No. Niente, se vogliamo aggiungere un'altra cosa e poi con questa lasciamo. Però volevo definire una cosa, Miro, se mi permetti. No, non è che si, sì, sono acquistati il Belgio, hanno acquistato un'estensione che pari al Belgio. Come estensione, certo, no? Certo. Perché no, stavo certo, capendo, sì, che si erano acquistati il Belgio, mi ero un po' un attimo allarmato. No? Scherzo a parte. Ah, no, ma è appunto una provocazione, quindi sì, è arrivata. Si sono acquistati il Belgio, nel senso che, cioè, voglio dire, si sono acquistati un'estensione talmente larga, sì, grande, basta, come il Belgio, cioè, questo è veramente, fa venire i brividi, no? Certo. Questa cosa qui.
Niente, una domanda aperta, anche questa che magari molti sanno, ma non tutti forse, parlando di Europa, della nostra piccola Europa, anche sfortunata, in grande difficoltà, bombardata un po' da tutte le parti, parlando dell'euro e di tutti i problemi dell'euro, lo sapete che la sede della BCE è a Francoforte, intanto, quindi al centro della Germania, a Francoforte, e in una piazza, e di fronte alla sede della BCE, Banca Economica Europea, c'è la sede della Bundesbank, cioè la banca nazionale tedesca. Cosa vorrà dire questo? Non lo so, io lascio aperta la domanda, però insomma qualche dubbio mi viene inevitabilmente. Poi siccome ci siamo anche noi come Italia, il regalino all'Italia, che fra l'altro è stata tra i fondatori della Carta Costituzionale Europea con il trattato di adesso mi sfugge, di quell'isola del sud, il regalino che ha fatto l'Italia, vabbè, ci mettiamo Mario Draghi e vabbè, così teniamo buoni anche loro. Questo, niente. Miro, mi verrebbe da dire ai posteri l'ardua sentenza. Esattamente, ai posteri l'ardua sentenza. Vediamo i prossimi 15 giorni che cosa ci possono portare, e speriamo di buono. E con questo, di che cosa stiamo parlando, termina. Ma veramente, se ci pensate, riascoltate, vi invito a chi vuole riascoltare questa trasmissione. Ma di che cosa stiamo parlando? Soprattutto, cioè, parlando di economia, parlando di che cosa stiamo parlando? Con questo io vi ringrazio calorosamente, e grazie Saius, grazie a tutta a tutte le radio collegate, e appuntamento alla prossima, sperando di esserci tutti quanti. ci saremo. Grazie Saius, e con questo concludo. Ciao a tutti. Certo, allora, di che cosa stiamo parlando? Termina qui questa puntata, oggi 22 maggio. Riprenderemo fra 2 settimane, caro Miro, un'altra puntata con te. Ricordo che questa puntata verrà verrà replicata sul nostro network, sia dalle radio, la web radio, che dalla web tv, ma verrà messa anche come podcast su YouTube, e quindi e soprattutto chi ci segue su Facebook troverà la registrazione già pronta appena chiudiamo la trasmissione, quindi non hanno modo per non ascoltarla, devono ascoltarla. Un caro saluto a tutti quanti. Ciao Miro, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Ciao. E un grazie a Testa di Caso, il nostro aiuto regista da Modena. Ciao Testa di Caso. Sì. Grazie ancora, ciao.